Avevo detto che saremmo tornati su Gridfall e così è, perché va approfondita un po' la questione, bisogna vedere un po' che cosa il gioco ha da offrire una volta superata questa fase introduttiva e soprattutto bisogna andare a negoziare con la folla. Dopo aver creduto per ora al prode alchimista decaduto. Allora, intanto diamo un'occhiatina. Chiave della dispensa dell'oste. Scassinamento livello 1, le tue abilità di scassinamento sono abbastanza alte. Che ci vuole, su. Non siamo buoni a fa niente, in sostanza. E tocca scendere, vabbè. Per ora non si è capaci di compiere grandi atti, però. Parla con cittadino furioso. Caro cittadino Please curioso. listen, I beg you. If you want him to reimburse you, get in the back of the line like everyone else. Believe me, I understand why you're angry. Me, it's not money I want. That charlatan tried to poison us. I couldn't give a flying pile of dung for your pretty words. We're gonna hang him high. And you too, if you're an accomplice. How absurd. I'm the one who put an end to his operation. Well, in that case, help us catch him so he can be punished like he deserves. He's trapped. He'll have to come out someday, you'll see. Allora. Intuito. Parla di un orribile effetto collaterale. Ordina loro di dispendersi, rinuncio. Proponi un accordo. I can procure you some excellent potions, as long as you promise to put an end to this. True potions of healing like those you thought you were buying. What are you, some sort of alchemist, then? I hope you're not of the same feather as the other. If that's the case, we have enough rope to hang the both of them! Oh. Trust me. I swear that each and every one of you will receive one. Ah, our trust was already given. We're going nowhere without seeing the merchandise. Such a large number of potions. This story's gonna cost you a fortune. These vials could be lying around anywhere. I need to keep my eyes peeled. Dunque, qua che posso fare? Tavolo da lavoro. Artigianato ti permette di migliorare armi e corazza. Scienza ti permette di creare pozioni e trappole. Devi possedere le giuste conoscenze per poter usare il tavolo da lavoro. Per ottenerle, spendi punti nei talenti che desideri. Utilizza alcuni pezzi di equipaggiamento o compagni che possono darti un bonus. Ogni punto talento sbloccherà nuove ricette. Avrai anche bisogno di ingredienti che potrai acquistare o trovare esplorando. Quindi, se io volessi. Fa una pozione, no? Non la potrei. Pozione. Ah no, qui posso. Non sono in grado di farne mezza. Abitazione avanzata. Vabbè, qua non. Non siamo in grado di far nulla. Il martello chiodato usato. Ci sono delle cose che potrei applicare per dargli dei bonus, tipo manico di metallo, col ferro grezzo, ma non è l'arma che io voglio usare a lungo termine, per cui per ora va bene così. Cosa c'è qua? Presente dal capitano Vasco? In che senso? Io sogno sempre degli improbabili crossover molto pop con tipo Vasco Rossi che esce fuori a buffo, ma non. Sogno cose che purtroppo non accadranno mai. Dunque. Vabbè, ma se tipo io volessi. Ah no, devo esplorare a buffo. E andiamo da Vasco. Vado da Vasco. 4-4, vado da Vasco. Anche perché qua. Ah, ma Vasco è lì. Arrivo, signor Vasco. Che a livello di ambientazione hanno fatto veramente un buon lavoro comunque. Lively there, lads and lasses! I promised the merchants and their prince we'd be off before the tide. You man, carry that properly. That porcelain is worth more than your life. Ecco. By some children, we'd be best to refuse.
Captain Vasco. And you are? I'm De Sade, the prince's nephew. If all is in order, we will soon be embarking on your boat. It's a ship, not a boat. Apologies. Apologies for my asking, but the young governor isn't with you. He didn't come home this morning. I need to find him before departure. I hope nothing's happened to him or he hasn't changed his mind. The tide does not wait. Perhaps he simply celebrated his imminent departure with a little too much enthusiasm. Is everything ready? We're short a crew member. The cabin boy is missing. But have no fear, we will leave without him if he does not present himself before the tide. Is he an important member of the crew? We don't need him for sailing or navigation. He's only a cabin boy. He must have simply had a bit too much to drink in celebrating his departure, like another I know. I doubt that. Jonas was never one to fancy drink. And it's been 2 days since last he was seen. No, I fear something bad has happened to him. Might I ask you, if you hear anything, could you report it to me? I would like to set sail with a clear mind. Chiedi degli eretici, intanto. Have you seen anyone wandering about? Suspicious looking. Maybe clandestine passengers. Take a look around. There are far too many comings and goings to spot possible stowaways. As long as they don't try and get on my ship, I pay no attention to them. That said, we did catch ourselves a smuggler just a while ago. A smuggler? Maybe he could be of some use. Where could I find him? In the port jails, not far from the warehouses. Might I ask you, why the sudden interest in smugglers and the odd stowaway? Evita di parlare troppo. Chi te conosce di base in questo momento? Nothing to bother yourself about. I'm just curious. You wouldn't, by the sheerest of coincidences, be on the trail of a couple of heretics, Your Excellency. The same a couple of the ambassadors of Teleme's men have been looking for nigh on 2 days. And so you know about that? Of course. The Cardinal's henchmen are hard to miss, even in a crowd. And they were making quite a fuss, hoping we would cave in and help them in their hunt. Feel free to carry out your own investigation, but you'll end up with the same answers. The port brigs, just like the warehouses, are property of the Nords. No one else may enter. Vabbè, a proposito del mozio. No, anzi, chiedi dell'assenza di Constantine. You haven't heard anything about my cousin by chance, have you? To be honest, we were hoping to find him here. Did you say he was intending on celebrating his departure? My men spoke of a rather animated party that went down at the Coin Tavern, but I haven't heard anything else. That isn't the safest place in the city. I hope nothing has happened to him. Let's go and find him. Thank you, Captain. Happy to be of some help. Allora, poi del mozzo. Quando l'hai visto per l'ultima volta? Magari qualche dettaglio utile. When did you see your cabin boy for the last time? It's been 2 days since I've had any news at all. It wasn't out of the ordinary until this morning. My men have free shore leave when we're at dock. But the day of departure, every able-bodied sailor must be present on the ship. Vabbè. Arrivederci. Be back soon, Captain. We need to have a word with that people smuggler the sailor mentioned. He's a captain, Kurt, like yourself. And in order to interrogate the smuggler, we'll need to find a way into his jail. Allora, intanto... Ah, puoi rimettere via tutto, puoi rimettere via tutto. Dunque... Signora, mi scusi. Ma ci ho da fare, cos'è? La gestione del personaggio è a tratti un po' frustrante. Alla famiglia del riccone che ci ha provocati. Ce l'abbiamo noi e lo uccidiamo se non ci pagate profumatamente. Venite con una borsa piena di soldi, vicolo a sud del distretto del vecchio magazzino. Quindi, il distretto del vecchio magazzino. Nel vicolo a sud. Vabbè, devo andare là io, per cui mi è anche di strada. Allora, troveremo tutto lì praticamente.
Zona controllata da altre frazioni. Questa zona è sotto il controllo di una fazione diversa dalla tua. Alcuni luoghi ti sono interdetti. Un costume della fazione corrispondente ti permetterà di ingannare le guardie. Puoi anche tentare un approccio furtivo, ma se una guardia ti scopre reagirà violentemente e danneggerà la tua reputazione con questa fazione. Ah, ecco. E si può sapere che fazione c'è qui dentro? Vabbè, diamo un'occhiata. Allora, non ho niente di tutto ciò. Vabbè, per adesso entriamo, poi... Furtivi, furtivi. Alidaglio questo scassinamento livello 1. Ale. Con molta calma, qua non c'è niente di utile. Allora, qua niente. Temo ci abbiano visto. No. Se... Ok. Tanto a noi di questa prima zona frega poco. Certo che se avessi avuto un punto di scassinamento avremmo potuto aprire l'inferno, eh. Purtroppo. Monete d'oro. Cose abbastanza inutili. No, qua non potremo mai. Ah no! Halt! The warehouse is off limits. Move along. Insisto. Can't you make an exception? No. Sorry, sir. Move along, please. Now. Very well. I'm going. Vabbè, faccio il giro largo. Orders haven't changed, you know. No one passes. Arrivederci. Very well, I'm going. Qui neanche. You cannot pass. Only the Norths have access to the prison. E se io me ne sbattessi? No, eh. Allora, un modo c'è per forza di cose. Allora, dai, dai, che si può fare. Oh, temevo di dover scassinare pure quella. I've seen a few escapes in my time, but... Are you the smuggler? You snuck yourself in here just to ask me that question. If this is some sort of trick to get me to admit to some crime, you are truly twisted. You can see for yourself that I'm no Nord. Come now. Are you the one I'm looking for? I'm already locked up. What more do I risk? Yes, I am a smuggler. But I'm not the only one in this city. I'm searching for a couple fleeing to Leme. They're trying to leave the city discreetly. Have they contacted you? You certainly can't imagine I'm going to answer you without getting something in exchange.
I don't really think of my clients as kin, but I'd never betray any of them for free. A real saint you are. How about your freedom in exchange for your loyalty? Tell me where I can find them and I'll open this cage. That works for me. Your two Telemites are hidden in a warehouse behind this very prison. They must be waiting for me. But you might want to be quick about it. If the Nauts get their hands on them, they'll find themselves in this same cage. Thank you. Anytime. And these doors? You're gonna open them, right? Dunque, ma io potrei scegliere. I don't have the key. Non ho la chiave. È un vero peccato, eh. È un vero peccato che io non abbia la chiave. Spiace. Se passo di là finisce malissimo. Vediamo un po'. Proviamo l'IA. Si accorgeranno che faccio male a un compagno a distanza di 2 metri? No. E... arrivederci. Come se avessi accettato. Allora, tornerò però, perché sono un uomo di parola e voglio fare un personaggio di parola. Pialo, 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 pialo. Sì. Che colpo. Ce l'ho un punto scassinamento da poter sbloccare, eh? Così poniamo fine a st'incubo. Punti rimanenti 0. Non ne ho. Bene. Fa piacere. Sto rosicando. Allora. Ho un punto che posso applicare in armi a una mano, stasi, anello di magia divina, trappola, armi da fuoco, un lame a una mano. E io vorrei questo. Livello 3. Aspetto. Non c'ho fretta. Allora. Qua apre però, vero? No. Manco per niente. Quanto sarebbe stato utile lo scassinamento in questa prima fase dell'avventura? Avessi saputo prima. Ale. Oh. Ma io non c'ho modo di resettare i talenti. No, cristallo del ricordo 0. Ti fa veramente rosicare sta cosa. Vabbè, prendiamo questo, su. Ombra famelica, aumenta i danni del nostro proiettile oscuro. Poi... beh, non ho altre cose, non ho altre armi. Arma da fuoco. Oh, spingarda da viaggiatore. Richiede precisione 1, che noi non abbiamo, quindi come non detto. Però i vecchi stivali li posso usare. È veramente un peccato che non ci sia... che non ci sia modo di sbloccare qualcosa per scassinare. Sono sempre quelli però.
Io posso far poco qua. Posso fare veramente poco. Guarda un attimo. Voglio capire le missioni. Dunque, noi qui abbiamo... Libera il contrabbandiero al piano superiore. Ma non l'ho visto il contrabbandiero prima. Ah, c'era una porta. Cassinamento? No. Parecchia roba però. Ok, lo stealth funziona. Pensavo, avevo qualche dubbio, ma... Ok. La chiave per liberare il contrabbandiere c'è. Qui non possiamo fare niente. Vabbè, tanto qua. Non c'è nulla. Qua possiamo uscire. Allora. Ci diceva. Ora facciamo il giro di qua. E ci siamo. Che tante secondarie a quanto pare, eh? Ok. Spero che ci diano un punticino, qualcosa. Ale. Thank you, my lord. And don't worry about me. I'll slip outside without being seen. Qui non c'è niente da prendere, quindi... E sviluppo statistiche diario. Cerca... Vai a cercare gli eretici nel loro nascondiglio. Trova un modo per uscire con discrezione dalla taverna. Negozia con la folla inferocita. Indaga sulla scomparsa del nauto novizio. Potremmo fare anche questo. Io vorrei seguirne più di una alla volta, però, ma non... Vedo che la cosa... Potrebbe essere problematica. Ho sbagliato strada, mannaggia la miseria. Chiedo scusa. Vabbè, fammo prima, Ma io sto benissimo così, grazie. Porca miseria. Perché sta cosa? Sarei settato per ragioni oscure. Vabbè. Meglio così. A sto punto. Se faceva prima a far così, probabilmente. Vabbè, ma a sto punto se può fa la stessa cosa con questi. No. Very well, I'm going. Speravo di poter imporre la mia presenza, ma purtroppo no. E allora andiamo a indagare di qua. Se non mi ha concesso far altro, però lì ci manda sempre a indagare da Vasco. Sai qualcosa di nuovo, Vasco? Che ci dici? Sir,
You still haven't found your cousin? As you well know, we cannot leave without him. Have no fear. I will bring him back in time to make our scheduled departure. Is everything ready? I'm still without news of my cabin boy, but we will have to do without. Chiediti. No, vabbè, a parte che in senso. Does the boy know anyone in Serene? Other than fellow Norts, you mean? I don't think so, but it's difficult to be sure. Chi sono i suoi amici più fidati? This Jonas. Does he have any close friends amongst the crew? In tradition, we are all members of the same family. But yes, there would be Flavio and Lauro. Might I have a word with them? As you wish. You'll find them over there, in port. Ah, ecco, quindi c'è modo. Be back soon, Captain. Ok. Qua non si può fare granché, però. È abbastanza vuota questa parte. Certo, hanno fatto proprio un gioco di ruolo classico alla vecchia maniera. E non è affatto un male, anzi. Finalmente qualcosina di tradizionale, ecco. Che mi sa che le pozioni, se non le compriamo, quella missione là. Good day, sailor. I've been told that you know the missing cabin boy well. Is that right? You talking about Jonas? You bet your stars I know him. But like I've been crying to the nine deaf winds, he didn't go missing, he was taken. Ah. Chiedi al vice capitano Vasco. What do you think about Captain Vasco? Capitano Vasco. He's a just man who knows his knots. He's well appreciated by the crew. It's a pity that he hasn't much heart for lass now and again. Always seems unhappy, our captain. Perché? Oh. Chiedi cosa sa. Were you a witness to the event? Yes, I was. Even though I'd had a few tumblers in the belly, I hadn't yet lost my head. The other day, in the tavern, I saw him talking to a well-dressed man, surrounded by some other sly ruffians. And then when we left, him and I, Flavia left a little earlier, you understand? Well, those brutes were there, waiting for him. They just up and took him like that. Grabbed his arms and poof. Gone. Vanished. Why didn't you intervene? I tried to, believe me. But my legs betrayed me. Wavering they were. And I fell into the gutter. Did you report this to the captain? Unfortunately not. I know all too well what weight my words carry. Even Flavia treated me like a drunken fool. And the captain? No, not telling him that. I still have some pride left, you get me? Chiedi dei rapitori. Why would anyone want to snatch a mere cabin boy? How would I know? Jonas is a gentle boy who keeps his head down. You think my story is nothing but mist too, don't you? It's just that I can't imagine a gang of thugs hoping to get a ransom for a cabin boy. Stato d'animo del mozzo? Did Jonas seem troubled to you the night he disappeared? Maybe. For sure he wasn't his usual self. Do you know what was on his mind? No. No idea. Did anyone else see the kidnapping? There was still a small crowd in the tavern. But outside, I seem to recall that regular being there. We play cards with him from time to time. Kind of fellow who plays from morning to night time to be that skilled. But now and again he comes out. When nature calls, you know. I kind of remember his face being there. Thank you, Lara. I need to be going. Bene. Raga, io direi che per adesso potremmo fermarci qua. Insomma, ennesimo piccolo passo avanti
a dimostrazione di quanto il prodotto sia effettivamente piuttosto elaborato dal punto di vista ruolistico, pieno di trame e sottotrame, pieno di attività primarie e secondarie, con un grande insomma, se consideriamo che questa è la parte introduttiva, perché poi il gioco si svilupperà in ambientazioni parecchio diverse da questa, e quante cose ci sono da fare, questo dovrebbe dare una misura di quello che è effettivamente il mondo di gioco e di quello che potrebbe offrire. Non vedo grandi spunti di originalità o creatività o innovazione da nessuna parte, però ripeto, per un gioco che si propone come gioco di ruolo vecchio stile, senso, non è di certo un male, piacerà secondo me parecchio agli appassionati. L'unica piccola remora ce l'ho sulla gestione del personaggio e sul sistema di combattimento, che a tratti sembra avere quel leggerissimo input lag nei movimenti, che sono poco precisi, ma penso sia qualcosa a cui si può porre rimedio con un po' di pratica, abituandosi un po' alle dinamiche di movimento e prendendogli un po' le misure, ecco, questo è. Per cui niente, fatemi sapere se volete vedere altro e noi ci vediamo alla prossima.